Ciao a tutti, sono Sid e da oggi vi proporrò una serie di video tutorial per dei lavori manuali da fare con o per i vostri bambini al catechismo, all'oratorio o al Club Net. Prima di cominciare vorrei darvi quattro consigli. Il primo consiglio è che il simbolo non è solo contorno. L'attività manuale ha senso solo se riesce a trasmettere il messaggio evangelico o catechetico che volete trattare con i vostri bambini. Non si tratta di fare l'attività per l'attività, ma è il laboratorio a servizio dell'evangelizzazione e non il contrario. Il secondo consiglio è la libera esplorazione. Ricordate che l'attività manuale è per e dei bambini. Il loro senso estetico è diverso dal nostro. Il punto non è la riuscita estetica dell'attività, ma che attraverso di essa il bambino faccia esperienza di qualcosa. Occhio al tempo, preparatevi prima voi i lavoretti, così sarete sicuri di cosa proponete ai bambini. Organizzate in maniera saggia il tempo, in modo che il laboratorio non tolga spazio al resto dell'incontro e il bambino non viva la frustrazione di non aver terminato il lavoro. L'ultimo consiglio è la fascia d'età. Siate realistici, non tutto è per tutti. Pensate all'età dei bambini che avete davanti. Qualora ce ne fosse bisogno, semplificate i laboratori. Non mi resta che dirvi, mettetevi all'opera e se volete, inviateci le vostre foto dei laboratori che realizzate con i vostri bambini. Potete postarli sulla nostra pagina Facebook o inviarli alle mail info@amicidinet.it. A presto!